Oggi è martedì 29 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 18:06. La luna si leva alle 4:23 e cala alle 16:39. Il santo del giorno è San Narciso. Il nome Narciso deriva dal greco e significa sonno, torpore. Oggi, 29 ottobre, si celebra la giornata dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus si verifica quando un'arteria cerebrale si rompe o viene occlusa ed è la principale causa di disabilità nel mondo. Colpisce infatti ogni anno più di 12 milioni di persone. È importante ribadire che in buona percentuale questi casi potrebbero essere prevenuti grazie a stili di vita adeguati, seguendo un'alimentazione corretta, bilanciata e sana, come quella prevista dalla dieta mediterranea, astenendosi dal fumo, controllando pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e fibrillazione atriale, oltre che limitando il consumo di alcol. Compie 53 anni oggi Winona Ryder, attrice statunitense tra le più celebri degli anni 90. Si fa conoscere al grande pubblico con Edward Mani di Forbice e Sirene e partecipa a grandi film come Dracula e L'età dell'innocenza. Nel 2016 torna al successo con la serie TV Netflix Stranger Things, per la quale ottiene la sua terza candidatura ai Golden Globe. Tra i festeggiati di oggi anche Luciana Littizzetto, attrice comica nata a Torino 60 anni fa. Diventata famosa soprattutto grazie alla Jalapas Band e al programma d'Italia 1 Mai dire gol. Nel maggio 2023 viene comunicato, dopo quasi 18 anni di esperienza a Che tempo che fa, il suo passaggio al gruppo Warner Bros. Insieme a Fabio Fazio conduce adesso sul canale 9. Un altro personaggio famoso da ricordare tra i nati di oggi è Fausto Leali, che festeggia 80 anni. Ne ha soltanto 14 quando intraprende la carriera entrando in un'orchestra. Si impone sulla scena nel 1967 grazie al successo di A chi? 4 volte disco d'oro. Il suo palcoscenico prediletto è quello sanremese, dove sale 13 volte, trionfando in coppia con Anna Oxa nel 1989 grazie al brano Ti lascerò. Nel 2023 debutta come attore di commedie con il film TikTok al fianco di Eva Henger e Maurizio Mattioli. Il 29 ottobre 1969, alle 22:30, lo studente Charlie Klein effettuò il primo collegamento remoto tra due computer tra l'Università della California e Stanford. Lo scopo era rispondere al lancio dello Sputnik, con cui l'Unione Sovietica aveva affermato la sua supremazia in campo tecnologico. Verso la fine degli anni 80, il progetto perse la valenza militare e venne usato dalle università per condividere le conoscenze scientifiche. All'inizio degli anni 90 arrivò la svolta e il cambio di nome da ARPANET a Internet, che diventò in poco tempo un fenomeno di massa. Ma sapete che nel Sole ci sono delle macchie? Il Sole è la stella più vicina a noi. È una nana gialla, quindi una stella di medie dimensioni, e genera la propria energia per fusione nucleare. Si stima che sia a metà della sua vita e probabilmente rimarrà stabile ancora per 5 miliardi di anni. Le macchie solari sono delle zone relativamente fredde e scure della fotosfera, uno degli strati del Sole, e sono causate dalla concentrazione del campo magnetico del Sole, che ostacola la trasmissione di calore verso l'esterno.
Buongiorno ai giudici. Oggi una spettacolare luna crea aspetti con quasi tutto il planetario e movimenta tutti i pianeti dello zodiaco. Poi passerà in una romantica e raffinata bilancia. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale Ariete. La luna oggi nei suoi ultimi gradi virginiani vi fa un ottimo assist tramite Marte e vi dà comunque energia e convinzione nell'inseguire un obiettivo. Non tralasciate però i particolari. Concentrate comunque tutte le attività durante la mattinata, perché poi la luna vi abbandonerà passando in bilancia e passando in opposizione, vi sentirete un po' stanchi, quindi il mattino allora in bocca, cari Ariete. Toro, una giornata oggi che riguarda anche voi in una maniera molto vantaggiosa. La luna in trigono ad Urano vi dà la forza di decisione necessaria per mettere a posto alcune cose, per fare un po' la voce grossa dove vi serva e per gestire determinate condizioni a voi vantaggiose. Quindi sfruttate bene questo passaggio, poiché durerà poco, in quanto di pomeriggio la luna vi abbandonerà. Gemelli, una luna che ancora un po' infastidisce il vostro Giove e che blocca un po' le vostre ambizioni, ma dialoga benissimo con Mercurio e vi rende molto empatici e molto affini e intuitivi. I sentimenti con rispetto a una persona saranno quindi confermati e convalidati. In bilancia la luna in serata vi darà la prova che avete intuito bene. Cancro, la vostra luna oggi dà spettacolo di sé e si connette a Marte, a Urano, a Giove, a Mercurio. Quindi, creando un reticolato di sestili e trigoni, tenta di gestire le cose in una maniera ad ampio raggio, per cui vi darà dei vantaggi su più piani, quindi che sia amore, lavoro, salute, casa, operate un po' su tutti i piani, sarà faticoso, ma ne varrà la pena. Leone, la giornata di oggi prevede una luna decisamente molto dinamica. Per voi sarà più vantaggiosa di pomeriggio, proprio perché passando in bilancia la luna vi darà ottime notizie e vi farà comunque aprire alla comunicazione affettiva in una maniera molto più morbida e a voi congeniale. Vergine, una giornata oggi che vede protagonista una luna nei vostri gradi che in mattinata darà spettacolo di sé connettendovi a tantissimi pianeti. Oggi è una mattinata cruciale per risolvere e andare avanti su alcuni problemi lavorativi, su delle prove che dovrete affrontare e che vincerete sicuramente, quindi dateci dentro. Bilancia, la luna oggi vi verrà a trovare nella seconda metà della giornata, quindi preparatevi a questo ingresso di una luna emotiva, morbida, intuitiva e che vi rende molto più morbidi e pieni di desiderio e di voluttà, praticamente oggi irresistibili, siate felici. Scorpione, oggi le configurazioni zodiacali riguardano anche il Mercurio, cospitate in una maniera molto dinamica rispetto alla luna, proprio perché i copiosi aspetti che la luna forma tendono a dinamizzare sui sogni, sulle realtà possibili, sulle conquiste lavorative ottenute. Fate del vostro meglio perché oggi è una giornata iperattiva per voi. Sagittario, la giornata di oggi prevede la fine della quadratura della luna in Vergine, quindi sarà nel pomeriggio che, come alcuni segni zodiacali, godrete invece di una luna molto più romantica, molto più placida. Del resto ci metterà poco a connettersi alla vostra Venere che passa nei gradi del Sagittario, per cui oggi invece di pensare ai limiti dell'amore, Venere quadrata Saturno, beatevi in serata di una romantica cena che recupera un po' tutta una serie di attese e di aspettative. Capricorno, la luna oggi vi fa degli assist assolutamente meravigliosi, potete di tutto, soprattutto al lavoro e nelle cose pratiche. La serata invece sarà più utile per rimettere un pochino d'ordine nei sentimenti, guardarvi dentro e essere comunque soddisfatti di tutto quello che la giornata avrà portato. Acquario, anche voi nella seconda parte della giornata che godrete di una luna che fa fare pace un po' ai vostri sentimenti. Luna e Venere saranno in accordo tra di loro, in accordo con i vostri gradi zodiacali, quindi amate a più non posso. Pesci, giornata oggi che prevede la fine dell'opposizione della luna che passa in bilancia e che dopo una mattinata caotica vi dà piacevolezza e vi mette di nuovo nelle condizioni di essere più sereni, brillanti e soprattutto romantici e avvolgenti come sempre.
Il 29 ottobre del 2004, trasmessa in Eurovisione, si svolge la cerimonia della firma del trattato, che adotta una Costituzione unica per l'Europa. A siglarla sono i capi di Stato dei 25 paesi dell'Unione Europea, radunati per l'occasione a Roma nella sala degli Orazzi e Curiazzi del Palazzo dei Conservatori in piazza del Campidoglio. Clutch at straws è l'espressione idiomatica che si usa quando si è disposti a fare qualunque cosa per migliorare o proprio per salvare una situazione difficile o comunque deludente, ma in realtà si sa bene che sono pochissime le possibilità di successo. Letteralmente traducibile con aggrapparsi alla paglia, in italiano si può rendere con aggrappati a un filo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parleremo di tre folli, i pittori Daniele Ranzoni e Tranquillo Cremona e lo scultore Giuseppe Grandi. I tre amavano definirsi la trinità dei nani giganti, scherzando sulla loro bassa statura e l'altezza della loro arte. In comune ebbero anche dei destini tragici. Ranzoni si specializzò nei ritratti ed ebbe successo, ma negli ultimi anni soffrì di disagi mentali. Tranquillo Cremona morì avvelenato dal piombo contenuto nei colori che usava e che si spalmava sull'avambraccio invece di utilizzare la tavolozza. Grandi cadde in depressione e morì senza riuscire a vedere l'inaugurazione dell'opera che realizzò in 13 anni e per cui aveva trasformato il suo studio in uno zoo per studiare dal vivo gli animali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Senza difficoltà non c'è nulla che abbia valore. E lo so che magari per molti può essere faticoso anche alzarsi dal letto la mattina, vi capisco, ma ormai abbiamo un appuntamento fisso, quindi ci vediamo domani per una nuova puntata. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata.